Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Siamo alla seconda domenica di Quaresima, fratelli e sorelle carissimi, detta anche la domenica della trasfigurazione. In ogni anno del ciclo liturgico, in questa domenica si legge questo Vangelo che abbiamo ascoltato. Quest'anno secondo Luca, oppure secondo Marco, oppure secondo Matteo. Voi capite che quando c'è una situazione di questo genere, cioè sempre nella stessa domenica, sempre lo stesso Vangelo, in un tempo forte come quello della Quaresima, è evidente che c'è un messaggio forte. Questo Vangelo è una chiave di volta per comprendere bene il senso del nostro itinerario quaresimale. Quindi dobbiamo fermarci un po', cercando di cogliere qualche piccolo particolare, anche per comprendere quello che la Chiesa intende far vivere i suoi fedeli ogni anno, riproponendoci questo tempo santo e benedetto che è appunto il sacro quadragenario. Allora, focalizziamo un po' il Vangelo. Salgono su un monte, monte è Monte Tabor. Io tanti anni fa, con i frati francescani, la prima volta che andai in Terra Santa, l'ho percorso a piedi. Non è un grande monte, poi ci sono le strade adesso, insomma, dove ci passano pure i taxi. Però è una bella camminata. Si arriva ad un punto chiaramente dove si sta distanti da ciò che accade nella valle, si sta ritirati. E Gesù porta con sé non tutti gli apostoli, ne porta soltanto tre, quelli che erano tra virgolette le colonne del gruppo apostolico, quelli di cui poi San Paolo, dopo l'ascensione di Gesù, disse: quando sono andato a Gerusalemme ho stretto la mano a Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano ritenuti le colonne, quindi gli intimissimi di Gesù. Sono questi stessi che Gesù sarebbe portato con sé nell'orto degli ulivi, il giovedì santo. Quindi, e che cosa significa questo? Ecco, cosa sono andati a fare sul monte? In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Solo che l'episodio della trasfigurazione ci fa capire che cos'è veramente pregare, cosa succede se veramente preghiamo. Per cui vi anticipo subito che la domanda che ci dovremo poi porre ciascuno nell'intimo della nostra coscienza è questa. Può sembrare strana, ma non lo è. Quanti anni ho? Io quasi 48. Costa voi, ognuno c'è il fondo. Ma da quando sono nato ad oggi ho mai pregato? Cioè, ho pregato di mattina alla sera, dicono sagri, siamo a messa. Ho mai pregato? Veramente? Ecco, allora, Gesù è il primo che prega. Mentre pregava, che succede? Ecco la trasfigurazione. Mentre pregava, il suo volto cambia l'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Se noi pregassimo, il nostro volto cambierebbe d'aspetto, non è che verrebbe qualche strana trasmutazione, che si diventa più belli, che ricrescono i capelli, magari, no? Si cambia d'aspetto nel senso che si diventa soprannaturalmente belli. Capite? Voi sapete che il volto esprime immediatamente il primo contatto che noi abbiamo con la persona. Tu una persona la capisci se la guardi in faccia, che faccia ci abbiamo, che sguardo ci abbiamo, che sorriso ci abbiamo, che modo di parlare e di porci ci abbiamo. Che modo ci aveva Gesù? Che modo ci aveva per esempio la Madonna? Noi siamo battezzati, siamo discepoli di Gesù. Chi ci incontra per strada vuol dire: mamma mia, guarda questo, guarda questo. Ma che c'ha di diverso da tutti gli altri? Non perché facciamo cose strane o chissà che cosa, ma perché dalla nostra persona traspare la presenza di Dio, che c'è in noi. Tra poco, qui siamo a messa, andremo a fare una comunione. Molti di noi, chi è in condizione di poterlo fare, poi ogni volta che si fa la comunione di San Paolo, ciascuno interroga la propria coscienza e veda se si può accostare oppure no, ma quelli che sono in grado e hanno la possibilità di accostarsi, ricevono il nostro Signore Gesù Cristo. Sapete cosa diceva
l'ho detto altre volte, un filosofo un po' cattivello, vissuto all'inizio del XX secolo, a cavallo dalla fine del XIX e del XX secolo, Friedrich Nietzsche, abbastanza famoso. Sapete che diceva? Io al Vangelo non ci credo. Io non ci credo. Sapete quando vedrò il Vangelo? Quando vedrò i cristiani con una faccia degna della gioia che dovrebbero avere per quello in cui dicono di credere. Dio che si fa uomo, soffre e muore per riscattarli al posto loro, gli regala la vita divina, li rende figli di Dio. Io ho mai visto una persona così in vita mia. È una provocazione, certamente, no? È una provocazione che ci tocca. Pregare non è semplicemente, anche se è importante, cioè qui mi sentirete sempre dire il rosario, benissimo, il Padre, la preghiera vocale, il Padre nostro, è la base della nostra preghiera, ma pregare è entrare in intimo e profondo contatto con Dio a cuore a cuore. Parlarci profondamente, capite? Per fare questo, ecco perché saremo sul monte, non lo faremo mai se non siamo capaci. E se uno vuole, lo fa, ve lo assicuro, perché in parte, non sempre, però volere in gran parte è potere. Volere è potere soltanto per Dio al 100%, però se noi ci mettiamo un po' di buona volontà lo facciamo. Qual è il senso della Quaresima? La Quaresima è una crisi, fermati un attimo, cerca di prenderti un po' di santo tempo dove pensi a un po' di cose serie, dove ti ricordi di Dio, dove ti ricordi che c'è un'anima, dove provi a scoprire cosa significa, per esempio, veramente pregare. Te lo vedete scritto sul bollettino, per esempio, grazie a Dio, abbiamo parlato lunedì scorso, quest'anno, nella prima settimana di aprile, faremo le 40 ore qui, l'esperienza che negli anni passati, mi dicono, insomma, chi sta qui da più tempo di me, è stata fatta, era qualche tempo, 3 giorni di seguito, l'Eucaristia esposta nella Chiesa in silenzio assoluto, perché quei giorni lì i turisti sono off limits, d'accordo? Ecco, quello è un ottimo momento, per esempio, proprio è una cosa molto tipica della Quaresima fare questo tipo di esperienza. Perché? Perché è davanti all'Eucaristia che tu impari a pregare veramente, capite? E si impara a pregare pregando. Ecco, il volto cambia d'aspetto, la veste diventa candida e sfolgorante. Gli apostoli che stanno vedendo quella cosa, cosa dicono a Gesù? Maestro, è bello per noi essere qui. Proviamo a farci un'altra domanda. Numero uno, sono mai pregato fino ad oggi. Numero due, quando penso alla preghiera, che sarà la preghiera? Che barba, una cosa noiosa. Prima mi spieghi meglio, o non vedo l'ora di poter pregare un pochino. Se uno fa esperienza di Dio nella preghiera, che bello, non ci torniamo più, rimaniamo qua in perpetuo, cioè vogliamo, capite? Gesù dice, boh, grazie a Dio, ricorda di quello che hai vissuto, cerca di viverlo, però certamente la preghiera anche per noi è un aiuto per vivere la vita concreta, non è un rifugio per uscire dal mondo, no? Però certamente è qualcosa che ci trasforma. Terza cosa, ce ne sarebbero molte altre, ma non si possono tutte approfondire in una omelia. Che bello, e che succede? Si sente la voce del Padre. Loro l'hanno sentita con orecchie sensibili, eh? Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Allora, la nostra vita interiore fa un salto di qualità quando cominciamo davvero ad ascoltare Gesù, capite? Non tanto, capite, si legge il Vangelo, sì, più o meno cerco di stare un pochino attento, però sapete che c'è qualche improvvido sondaggista che negli anni passati facevano dei sondaggi un po' particolari, si mettevano alle porte della chiesa, non bisogna farle queste cose, capite? Ti ricordi qualcosa del Vangelo? I sondaggi andavano abbastanza male, d'accordo? Io quando ero giovane prete avevo imparato dal parroco, alle messe dei ragazzi, il parroco scendeva e diceva, allora, prima del Vangelo di oggi, chi si ricorda il Vangelo della settimana scorsa, alzi la mano, 2-3 mani al massimo, capite?
poi c'erano sempre più bravi i bambini che sapevano sempre tutto che... e il resto però zero assoluto. Allora, se io incontro il Signore, io lo comincio ad ascoltare Gesù, e lo comincio ad ascoltare molto bene, perché il Vangelo è una cosa molto bella, il Vangelo è una bomba atomica, c'è tutto quello che serve per avere qui una vita assolutamente divina. Abbiamo appena fatto un bellissimo incontro del Catechismo degli Adulti, commentando in ascolto di Papa Francesco, per esempio, le beatitudini. Cioè, ogni parola di quella è una bomba atomica, è bellissimo. Quindi io comincio ad ascoltare veramente Gesù quando faccio l'esperienza di quanto è bello stare con Lui, e quando mi rendo conto, vedete la nube che li avvolge, la presenza di Mosè ed Elia, cioè la testimonianza dell'Antico Testamento, io mi accorgo che qui stiamo davanti a Dio in persona, capito? Non è un gioco, non è uno scherzo, non è una presenza che ti opprime, certo è una presenza che ti desta l'attenzione, dice che questi li presero un pochino di sana paura, non di brutta paura, perché non si deve parlare di Dio, però c'è il senso che veramente mi trovo davanti a qualcosa che è più grande di me. Quando questo accade, comincio ad ascoltare Gesù sul serio. Allora capite a che serve la Quaresima? È un itinerario di preghiera, di digiuno, di penitenza, di opere di carità che serve a farci arrivare a Pasqua come trasformati, trasfigurati e rinnovati, cioè avendo fatto sul serio un'esperienza di Dio. Questa è una chance, è chiaro che questo lo farò se ci provo. Se io lascio che la Quaresima mi scorra dinanzi, il prete è vestito di viola, la carne non si mangia il venerdì, vabbè, facciamo sta cosa tanto per farla, e amen, è un po' poco, cioè ci scivola addosso e ci lascia così come siamo entrati in essa, così come l'abbiamo cominciato. Ecco, in questo senso auguro la Santa Quaresima a tutti, che possiamo fare davvero, ecco, un'esperienza di cosa è entrare in contatto con Dio. Questo si fa attraverso la preghiera, una preghiera che non è semplicemente muovere le labbra e dire parole, ma è cominciare ad aprire un dialogo intimo, profondo, personale, riservato, con il tempo dedicato, con colui che ci ha creato e infinitamente ci ama. Che la Madonna, maestra di preghiera, ci prenda per mano e ci aiuti in questo senso a vivere una Santa Quaresima. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.